1946 nasce la Repubblica Italiana a seguito del voto espresso dagli italiani per la prima volta dalle italiane nella consultazione referendaria. Oggi, 2 giugno 2020, il calendario civile rende omaggio agli uomini e alle donne che di quel momento furono protagonisti. Qui in Piazza Risorgimento a Torino ricordiamo una di loro, Teresa Noce. Lo facciamo all'ingresso del rifugio antiaereo, uno dei luoghi della rete del Museo Diffuso della Resistenza di Torino. La storia di Teresa Noce è tanto straordinaria quanto poco conosciuta e attraversa due guerre, gli scioperi delle fabbriche, il ventennio nero e la strage di Torino, la resistenza, la deportazione, la costituente, il femminismo, le battaglie per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La sua vita si intreccia a quella di altre madri costituenti come Teresa Mattei e Rita Mantagnana, anch'essa torinese. Teresa nasce nel 1900 a Torino da una famiglia poverissima e vive non lontano da qui, nel quartiere fantasma del Basso San Donato, a Le Caneire, chiamate così per la fuliggine causata dalle ciminiere. Comincia a lavorare appena ragazzina, ma non smette mai di leggere e studiare. Nel 1911 trova un impiego in una sartoria e qui partecipa al suo primo sciopero. Lavora poi in Fiat come operaia e nel 1921 partecipa alla fondazione del Partito Comunista. Qui conosce Luigi Longo, con cui vive una relazione importante e da cui avrà due figli. Nel 1926 è costretta all'esilio e vive in clandestinità in Russia, Svizzera, Germania e Francia. Rientra in Italia dal 1931. E con il soprannome di Estella si dedica alla lotta antifascista tra i contadini del Piemonte e d'Emilia. Partecipa quindi alla guerra civile spagnola delle brigate internazionali e poi alla resistenza francese. Ma nel 1943 è catturata e deportata a Ravensbrück e Holleschen, esperienza di cui parlerà nel romanzo autobiografico Ma domani farà giorno. Liberata nel 1945, rientra in Italia e viene eletta nell'Assemblea Costituente. È quindi una delle cinque donne che fanno parte della Commissione dei 75, gruppo che avrebbe redatto la Costituzione. Da quel momento riveste ruoli di primo piano come dirigente politica e sindacale ed è deputata per le due legislature dal 48 al 58. Il suo impegno civico e politico, in particolare a fianco delle lavoratrici, costituisce un esempio di determinazione, rettitudine, generosità e solidità morale. La ricordiamo quindi, a 40 anni dalla sua scomparsa, per il suo contributo alla Costituente e per le lotte sindacali, per l'impegno nella resistenza, ma anche per i suoi no, per la sua disobbedienza a un mondo che voleva le donne relegate in posizione gregaria e silente.